Ciao a tutti, vediamo in questo video le zone d'ombra e il lato oscuro di ogni segno zodiacale. E allora partiamo dalla riete. Il lato oscuro dell'Ariete è un po' l'orgoglio. La rete probabilmente è un segno impulsivo, ma tende a sviluppare un forte orgoglio e non accetta, diciamo ad esempio, di ammettere i propri errori. Non riesce a liberarsi da questo quest orgoglio. Il toro, il toro non ce la fa a non essere possessiva. Possessivo, la possessività è veramente il lato oscuro del toro. I gemelli sono incoerenti. L'incoerenza cambia idea spesso. È veramente, eh, diciamo, il lato oscuro dei gemelli. Il cancro, che è un segno che bada molto alla famiglia, però talvolta è instabile, instabile emotivamente. Il leone, il, leone, eh, il peccato capitale del leone è la superbia. Si crede chissà chi, quando poi in realtà magari è una nullità. Poi abbiamo la vergine. La vergine tende ad avere il pessimismo. Il lato oscuro della vergine è proprio il. Il pessimismo, essere costantemente pessimista. Poi abbiamo la bilancia. La bilancia, un po' come dice il simbolo, è l'indecisione. La bilancia eh, vuole andare da una parte, ma poi talvolta va dall'altra. Lo scorpione. Lo scorpione, come lato oscuro, ha la manipolazione. Tende a essere un segno di fatto molto manipolativo che vuole manipolare gli altri. Il sagittario, il sagittario come lato scuro, è la superficialità, guarda le cose ma è veramente molto molto superficiale. Poi abbiamo il Capricorno, il Capricorno tende ad essere egoista, è una persona caparbia, ambiziosa, dedita al lavoro, però dedica poco tempo agli altri, è più diciamo da questo punto di vista abbastanza egoismo e poi abbiamo l'acquario l'acquario tende ad essere un po' un segno egocentrico ehm, visto come lato scuro però quindi molto centrato su se stesso e poi abbiamo i pesci per finire i pesci i pesci come lato scuro, scuro hanno una tendenza un po' alla malinconia sono un po' malinconici Tendono, diciamo, a vivere talvolta anche stati di eh, pianto, di rammarico, un po' di sofferenza dovuta alla nostalgia e alla malinconia. Bene, per questo video è tutto. Iscriviti al canale YouTube Massimo Teramasca attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi anche sugli altri miei canali YouTube e ovviamente seguimi su TikTok e su Instagram. Ciao a tutti.